cominciare il nostro dialogo. Buongiorno a tutte e due, grazie, contento e lieto che siate qua. Signora Rame, lei un giorno lesse su un giornale che il CNR, il Centro Nazionale delle Ricerche di Pavia, non disponeva dei 50.000 euro necessari per collaudare una molecola anti-AIDS. Adesso volevo far vedere un piccolo RVM che cos'era questa molecola anti-AIDS. È promettente una nuova strategia, frutto della ricerca italiana, una molecola che farebbe da stop al virus, aggirandolo però. In che modo? Si è visto che l'AIDS finora è sfuggito ad ogni blocco. Allora perché non provare a fermare l'enzima umano che lui usa per moltiplicarsi? L'idea è venuta ai ricercatori del CNR di Pavia e dell'Università di Siena, che hanno prima isolato quell'enzima delle nostre cellule e poi hanno costruito un'arma chimica che lo disattiva. Funziona, anche se per ora in laboratorio soltanto. Insomma, l'AIDS non può più contare sull'aiuto di una parte dell'organismo umano per infettarlo. Ecco, questa è la scoperta promettentissima, poi si tratta ovviamente di collaudarla, fatta presso il CNR di Pavia da ricercatori, faccio notare, sottolineo, precari, e non c'erano i 50.000 euro necessari per proseguire questa ricerca. La signora Rame che ha fatto? No, io ho visto questo trafiletto sul venerdì e mi sono andata da fare per rintracciare il dirigente di questo CNR. Ho parlato e mi hanno detto, no, con una segretaria, con un assistente, mi hanno detto no, abbiamo già trovato i 50.000 euro. Poi mi hanno richiamato e mi hanno chiesto ma perché, come mai lei, sì, sarei stata disponibile a dare questa cifra. Ma se servissero altri denari lei sarebbe d'accordo di... Ho detto sì, volentieri. E mi hanno proposto di sostenere gli studi di un precario per 3 anni. È stata una cosa molto divertente perché il professor Biamonti, che dirige questo CNR, il direttore, è stato gentile, sorpreso, contento, però mi ha fatto una domanda bizzarra perché dico no, non verserei tutta la cifra, cioè 105.000 euro insieme, preferirei darli di anno in anno. E lui proprio così gli è uscito spontaneo, mi ha detto ma se poi le capitasse un incidente che cosa succede? Io tranquillo, lascerò il testamento a mio figlio di continuare a dare questi denari. È stata una bellissima esperienza, bella, sono contenta. Senta, signora Rame, lei è stata anche senatrice della Repubblica per un certo periodo, poi mi pare che si sia dimessa, no? Ho dato le dimissioni accettate dall'Aula, perché devo... No, perché io ho dato le dimissioni e pensavo di dover aspettare, perché poi i senatori sono dispettosi. Quando tu dai sono le dimissioni ti fanno... Sono dispettosi o rispettosi? Prego? Sono dispettosi. Tu dai le dimissioni perché vuoi veramente venire via, mi ricordo senatore Malabarba ha aspettato più di un anno e mezzo perché fossero accettate le sue dimissioni. E mi metterò in attesa perché va messa in calendario e poi c'è la discussione, devi dare motivazioni. E ero pronta a aspettare pazientemente che accettassero, invece è caduto il governo. Non ero contenta che fosse caduto il governo, però cadendo il governo io non ero più senatrice. Che esperienza, quali ricordi, quale valutazione? Devo dire che l'esperienza è stata assolutamente negativa, perché i problemi grossi della società, come il precariato, come la prostituzione, tanti, come i morti sul lavoro ad esempio, io non ho mai sentito discutere in aula di questi problemi tragici. Io ero nella commissione lavoro e dal 2001, se non sbaglio, dal 2001 al 2007 sono morti 7.000 edili. Posso dire una cosa, Fo? Voi di questa cosa, di questa tragedia, piccola guerra quotidiana che si consuma appunto ogni giorno in Italia, vi siete occupati già in abbiamo epoca? Fatto anche degli spettacoli. Avete fatto anche degli spettacoli? Sì, sì, io mi ricordo. In quel tema. Anzi, l'avevamo isolato. Sì. Marina, quel piccolo RVM, quel canto. Sì. Io sono metal meccanico e secondo le statistiche è fatalità, è fatalità. Campo 5, 6 anni in meno della media mortalità. È fatalità, è fatalità. Devo prendere o lasciare, muoio prima per campare. Sciopero, sciopero, vogliamo l'aumento.
77, ragione, cioè canto, 30, 30 anni fa, e voi vi occupavate, Fo e lei, già di questi... Sono più di 40, 65, questo 63, 65. Ah sì? 40, insomma la situazione non è cambiata, anzi forse è peggiorata. Come vanno le cose? Come sono andate le cose, queste denunce? Queste... Noi addirittura eravamo, c'era uno spettacolo in cui fingevamo una lotteria, dove capitava ai lavoratori di pescare il numero sballato e quindi di essere fatti fuori, cioè come una tour, una roulette russa. Ecco, proprio perché aumentava continuamente la quantità di persone che cadevano, che si ammazzavano, che ferite, perché poi non si calcolano mai quelli che rimangono invalidi per certo. Tutta la vita, che sono una cosa, è una guerra, hai ragione. È una piccola guerra. Lei quando dice non si sono mai occupati i senatori nel periodo, negli anni che io sono stato in quell'aula, per esempio, di questo tema, no? Però i senatori, diciamo che hanno molto da fare, i legislatori, sia il Senato che alla Camera. Sentiamo pochissimo. No, cioè adesso Maurizio, sì. Mi dai un po' più di amplificazione. Sì. Dicevo, sì. Adesso faccio così. No. I senatori non si sono mai occupati di questo tema tragico. Non so se non si siano mai occupati. Quando c'era lei. Quando c'ero io non si sono occupati. Mai occupati. Però tu sei intervenuta cercando di... Ecco. Ok, ma non succedeva niente, perché per esempio fai delle interpellanze, no? Vai anche il pomeriggio del giovedì, ti fermi perché c'era la discussione della tua interpellanza, ma sei da sola. Cioè, se il presidente del Senato o un vicepresidente sei te, per cui la tua interpellanza o un disegno di legge, proponi un disegno di legge sul precariato, ad esempio. Io ero in contatto con la commissione precariato della Camera, dove succedeva che tu senatore o tu deputato avevi un assistente in nero. Ci fu anche una trasmissione televisiva molto bella, sì. Che fermavano questi deputati. Ah, ma io non so niente, lo chieda lei. Ma come lo chieda lei? Tu avevamo 5.000 euro al mese per retribuire l'assistente, uno, due o tre, e davano 500 euro in nero. Io ho messo in regola. Perché inserisci il discorso dell'assistente rispetto alla... È questo, no? Che i senatori, insomma, voglio dire, sì. Sta dicendo, spero assistita dalla verità, che ma è così. Maneggiano, diciamo... Cioè, è questo che... Il contratto a tempo indeterminato, che poi automaticamente se cade la legislatura è chiaramente il tempo è determinato, no? Ma il contratto a tempo indeterminato dell'assistente penso di essere stata l'unica, perché facevano il COCOPRO, cioè il contratto a progetto. Che è l'ex COCOCO, adesso esatto. È diventato COCOPRO. Mentre invece il contratto a tempo indeterminato io non ho conosciuto nessuno, ma ero contenta così, perché sono stata consigliata dal nostro commercialista, cioè vuoi dormire tranquilla, serena, devi fare un contratto, lo Stato ti dà i danari per pagare, retribuire la tua assistente o i tuoi assistenti, quindi spendi questi danari. Mentre sì, invece... voi volevo farvi vedere che perché fa così. No, è perché esatto, è venuto fuori uno scandalo, questo qui che realmente la stragrande maggioranza tenevano i loro assistenti pagati in nero, ma proprio con 4 lire. E nessuno rende conto di quei 5.000 euro che gli vengono dati, è quello che dovrebbero fare. Perché sì. Non ne rendono conto? No, guardi, sì, avete ragione ovviamente, anche se io questo terreno... È un po' scivoloso perché si scivola nel grillismo, in quella cosa. D'altra parte, devo dire, ci sono dei comportamenti diciamo deplorevoli. Ecco, sì, diciamolo pure, ci sono dei comportamenti deplorevoli.